Eccoci, bentrovati e spero che stiate passando tutti una buona estate. Noi stiamo continuando con questi video di presentazione in modo da potervi raggiungere anche in località remote dove state trascorrendo un tempo di riposo. Oggi, come vi avevo promesso, andiamo a finire la descrizione di questo spazio che avevamo iniziato a guardare la volta scorsa, descrivendo gli ultimi mobili e gli ultimi quadri contenuti in questa zona del nostro negozio di Cambiago. Partiamo, Matteo, dal fondo. Avevamo già descritto l'ultima volta questa scrivania. Partiamo da questa ribalta, come vedete parzialmente intarsiata. È un mobile alto veneto, che possiamo identificare tra l'area veronese e l'area trentina. I mobili trentini sono molto simili, ma solitamente più dritti e più tozzi. Hanno invece mobili veronesi questa mossa soprattutto su queste due larghe fasce che circondano l'anta della ribalta, che è una caratteristica tipica di quella zona, dall'area che va da Verona fino a Trento. Il mobile è un mobile della metà, diciamo, anni 40-50 del Settecento, che risente ancora tantissimo di un gusto barocco, inizia a muoversi. E però inizia a trovare degli intarsi in questo caso ce l'abbiamo solo sull'anta, mentre sul resto del mobile ci sono delle filettature. La parte di impiallacciatura di questo mobile è molto ricercata, come potete vedere, perché abbiamo una serie di legni che si alternano con queste filettature. Quindi abbiamo sia il noce che l'ulivo che l'acero che si alternano a creare questi giochi con queste radiche, con questi movimenti. Insoliti sono questi pomoli che però nel guardare il mobile e gli interni sembrano essere i suoi. Le serrature sono tipiche anche queste di quell'area. Ci terrei, tolgo il cassetto perché ci terrei a farle vedere. Non so se si riescono a vedere. Sono a cassetta e quasi sempre vengono lavorate con queste triage graffiando il ferro praticamente. La costruzione, intanto che siamo sul cassetto, è interessante. Sono costruiti sempre in abete perché chiaramente tutta l'area veneta utilizza l'abete perché ha la risorsa di abete e pini dei boschi delle Alpi. La costruzione del cassetto d'oghe, se voi ricordate, qualche settimana fa avevamo visto una ribalta che aveva il fronte mosso scavato in un'unica assa di noce. La costruzione tipica, soprattutto veneta, ma non solo, invece è questa che viene detta ad oghe. Come potete vedere, ci sono diversi assicelle, liste di abete che vengono affiancate una all'altra, creando smussando gli punti di raccordo, come se si stesse costruendo appunto una botte. Questo tipo di costruzione permette questo movimento del fronte, che è un movimento ondulato, in questo caso a balestra. Per poterlo tenere fermo, cosa viene fatto? Quel movimento lì viene bloccato da un listello, invece intagliato in massello superiore, e ti giro il cassetto, dal fondale del cassetto. Questo fondale è bloccato con delle spine di legno, ha delle spine di legno che si innestano su quelle doghe che abbiamo visto all'interno del fronte. In questo modo il falegname riesce a creare questo movimento sul fronte. Per tenere bloccate poi e non far vedere le fessure, chiaramente il mobile viene impallacciato con questi spessi lastroni che vanno a tenere fermo poi tutto il mobile. Chiaramente i lastroni, come poi se riesce a riprendere un attimo, in quest'epoca non abbiamo le impallacciature che siamo abituati a vedere in questo momento, che sono di decimi di millimetro, ma avendo dei macchinari molto spessi, sono impiallacciature di 2, 3, 4 mm a volte. E gli spessori sono irregolari perché venivano tagliati chiaramente con sistemi manuali. Sul fronte, come dicevamo, dell'anta abbiamo questo intarsio divertente con due pappagallini affrontati, di gusto ancora molto barocco. Vi apro l'anta, di cui hanno sostituito purtroppo la serratura.
hanno mantenuto la placca in ottone originale, ma la serratura è stata sostituita. Anche all'interno vedete che noi abbiamo un gioco di noce, radica e filettature in acero. E in questo caso, poco visibile, voi vedete un'altra filettatura molto marcata come vena, è una conifera molto fitta che gli ebanisti e i restauratori conoscono, che è il cipresso. L'interno, come vedete, ha dei cassettini e il solito segretino, questa antina che si sposta e permette di nascondere all'interno le cose segrete. Il mobile ha questa costruzione tipica con questi due vani in cui abbiamo dei cassetti da poter utilizzare. Tutto viene poi dopo rifinito anche all'interno. È un mobile bello, soprattutto di materiali. Noi lo proponiamo alla cifra di 5.400 euro. Anche questo è un mobile chiaramente rateizzabile. Non fate caso al fatto che chi bazzica nel mondo dell'antiquariato sa che mobili del genere costavano 3 volte tanto fino a una decina, da 10-15 anni fa. Chiaramente è cambiato tutto il mondo e l'antiquariato ha raggiunto cifre molto più raggiungibili da tutti. Guardiamo sopra questo quadro, qui sarà un po' difficile illuminarlo, però se Matteo lì è bravo. Il quadro è attribuito a Francesco Casanova, che è un pittore che lavora prevalentemente nella seconda parte del Settecento, nasce nel 1727 e muore nel 1802, famoso soprattutto per le scene di battaglia. In questo caso è una scena di caccia che si svolge in questo bosco. Le tre figure principali sono questi tre cavalieri e poi c'è la servitù sulla destra che segue la caccia. Il servo più a destra suona il corno e la caccia è poi animata anche sul fronte da questi cani che accompagnano i cacciatori. Qui c'è il cacciatore con la spada sguainata e qui c'è il cinghiale attaccato dai cani e un cane ferito ai piedi. Quadro in ottime condizioni. La cornice in cui è inserito non è una cornice coeva perché è una cornice restaurazione 1820, molto bella in foglia dorata con questi intagli ad antemi tipici dell'epoca. La richiesta di questo quadro è di 6.800 euro. Ci spostiamo qui a destra su questo cassettone. Questo è un cantarano lombardo e anche qui ci tenevo a farvi vedere la costruzione. È un mobile che andrebbe ripreso come lucidatura perché la vecchia lucidatura che era stata data è ossidata e quindi il colore che vedete è un po' uniforme. Però ci tenevo a farvelo vedere perché è un cassettone che ha delle caratteristiche costruttive molto interessanti. È una produzione, come vi dicevo, lombarda della prima metà del Settecento, che risente tantissimo del gusto barocco, e se ne trovano sul commercio e hanno tutti delle caratteristiche molto simili e soprattutto a livello costruttivo sono molto ben curati. Adesso vi spiegherò in che modo. Cioè, praticamente questo mobile è costruito con due fianchi che vengono creati. Se io faccio un po' di movimento e sposto cassetti, tu riesci a. Vediamo se riusciamo a fare una cosa che riesce a essere utile e divertente per voi senza essere pesante. Allora, tolgo due cassetti in modo che si possa vedere almeno la costruzione dell'interno dei fianchi. Allora, i fianchi in questi mobili. Però vedere lì che è un po' illuminato si dovrebbe riuscire a guardare. Erano costruiti con dei fianchi a telaio, cioè praticamente 4 grandi assi in noce, che non so quanto si riesca col video, ma tagliate a mano, lì si vede proprio la sega di traverso ancora tagliata a mano, con all'interno
anche qui finito scuro, è questa formella in abete. I fianchi venivano costruiti spinati in modo che non si muovessero e poi sul fronte impialacciati e lastronati, come abbiamo visto in più situazioni, mobili eleganti era uso fare. La cosa interessante è che nei fianchi, andrebbe smontato il mobile per farvelo vedere o quantomeno lo schienale, venivano costruite due lunghe code di rondine scavate nei fianchi nella base, in modo che l'asse del fondo entrasse in filata. Alla stessa maniera, la parte alta del fianco veniva intagliata con una lunga coda di rondine in cui veniva infilato il piano di noce. In questo modo, i due fianchi col piano e il fondo diventavano un corpo solidissimo, indistruttibile, che non riesce anche adesso, dopo 300 anni, a subire nessun tipo di movimento. Ma la cosa più interessante è che sono fra i pochi mobili di quell'epoca che riescono a tenere il piano dritto, perché il piano è tenuto da una lunga coda di rondine su entrambi i fianchi, quindi non permette facilmente che ci siano dei movimenti. Questo era per dire che sono dei mobili appunto costruiti molto, molto bene e solidamente. La costruzione interna, in questo caso è in pioppo, perché siamo nella zona della pianura, solita modalità, il fronte con le code di rondine in cui viene inserito il fianco, mentre il fondo chiodato direttamente ai fianchi, al fronte del cassetto e al fondalino del cassetto. I chiodi, qui sono visibili solo le teste, chiaramente togliendoli sono dei chiodi quadrati fatti a mano in ferro battuto, perché era l'unica modalità possibile. Venendo a una questione più tecnica, le serrature in Lombardia sono sempre molto semplici, delle semplici serrature a cassetta, in questo caso più belli sono invece le prese. Il cassettone in questo modello, ma ci sono vari modelli, è decorato con queste grosse filettature, campiture in ulivo, con questa radica di noce all'interno delle riserve e queste filettature a creare le riserve che sono in acero e in acero tinto. L'acero tinto andrebbe pulito perché in questa posizione sembrerebbe nero, ma ci sono dei punti in cui il cangiantismo sembrerebbe verde, quindi molto probabilmente pulendolo, se è verde, viene fuori la sua traccia originale del verde, perché l'acero veniva tinto mettendolo dentro delle tinte chiaramente naturali a base di erbe, lasciandolo in immersione, quindi non è una tinta superficiale, ma viene completamente assorbita dal legno. Le cornici in questo caso sono a legno, però erano sempre ebanizzate, è stata tolta l'ebanizzatura. Normalmente erano marcate in nero con un'ebanizzazione. Per questo canterano, adesso non ricordo con precisione, ma la cifra dovrebbe essere intorno ai 1500 euro. Anche qui mobili che costavano chiaramente tantissimi soldi una volta. Al di sopra del cassettone, beh, qui. Gli spessori del piano, chiaramente, al di là del fatto che sia tenuto, siamo a 3,5 cm di spessore del piano, quindi dei noci, piante robuste e di grande spessore. Sopra il nostro canterano abbiamo posizionato questo bronzo, te lo giro, purtroppo di un bronzo è firmato, non siamo riusciti a definire il nome, Villarubia Morri, di questa fanciulla che tiene il leviero al guinzaglio, primi del Novecento, poggia su questo alabastro, su questa base d'alabastro, la richiesta è di 850 euro. Facciamo questo intermezzo prima di vedere gli altri mobili con questo oggetto che è a confine fra antiquariato e design modernariato. È una affettatrice Berkel, come potete vedere, degli anni 50, il modello H9, produzione argentina, completamente restaurata. Sono state sostituite le parti danneggiate
e il movimento adesso è bloccata perché non possiamo rischiare, perché questa fetta veramente funzionante, completamente funzionante, il suo meccanismo di affilatura della lama, e eventualmente si potrebbe organizzare una volta una ripresa con un bel prosciutto e ci facciamo un aperitivo e facciamo vedere il meccanismo di movimento. Chiaramente c'è questo volano che permette, per chi conosce la macchina, di muoversi e avere un avanzamento automatico. Della parte nascono per tagliare la carne, in realtà, questi modelli, e poi in Italia soprattutto vengono utilizzati per gli affettati. Permette di un taglio lento che favorisce la possibilità di gustare al meglio la freschezza del prodotto. La nostra proposta è di 7.200 euro di questo oggetto. Torniamo sugli arredi antichi. Allora, prima di fare il quadro, magari facciamo questi due tavolini. Allora, qui abbiamo un tavolino di gusto orientale. Sono produzioni per l'Europa, fatte in India. Come vedete, abbiamo i due piedi con queste teste di drago affrontate, che reggono la struttura, però sopra i due piedi abbiamo questo motivo a lira che è tipico dei mobili della prima metà dell'Ottocento inglesi e europei, perché il gusto è europeo, è un mobile che viene prodotto per l'Europa, fatto però in lacche orientali con tutte decorazioni orientali. Se è in parte consumata la parte di decorazione del piano, che come vedete tra l'altro ha una costruzione un po' a pagoda, sempre di gusto orientale, è invece chiaramente molto ben conservata sulle fasce e all'interno. È un tavolino da lavoro, la lacca è una lacca nera, venivano prodotte direttamente in Oriente perché in Italia non si conosceva bene la tecnica e le tempistiche, quindi non si riusciva ad avere questo effetto e questa qualità, rifinita con questo decoro dorato con varie tonalità d'oro in modo da creare diverse profondità. Molto raffinato quando va sulle parti più in piccolo e più minute. Chiaramente ci sono tutti gli accessori per la signora europea che doveva ricamare, tessere, quindi ci sono queste pose in avorio, il cuscino per gli aghi, il rocchetto e tutto quanto. Sono mobili particolarmente richiesti. Noi chiediamo 2.200 euro per acquistarlo. Come sempre, vi dicevo, c'è la possibilità di richiedere dei finanziamenti e rateizzare quindi la spesa dell'acquisto. Sempre nella stessa epoca, cioè prima metà dell'Ottocento, abbiamo questo esempio invece di tavolino da gioco olandese in mogano massello, intarsiato poi dopo in diverse essenze, fra cui vediamo, accennavamo prima l'acero tinto, in questo caso è ben visibile la colorazione verde dell'acero, mentre diverse tonalità di rossi e marroni vengono utilizzati altri legni per ottenerle. Le ombreggiature dell'intarsio, forse ve l'ho già spiegato altre volte, vengono ottenute tramite la tecnica della sabbiatura, cioè la tessera di legno. Queste sono tutte tessere chiaramente traforate una a una e poi dopo venivano appoggiate all'interno di sabbia, un mazzetto di sabbia rovente, in modo da creare queste piccole bruciature che andavano a formare delle ombreggiature e permettevano di dare una tridimensionalità alle rose e ai fiori che venivano realizzate. Sul piano abbiamo questo bel mazzo di fiori che esce da questo vaso con i due pappagalli affrontati. Chiaramente non possono mancare i tulipani perché siamo in Olanda. Il tavolo da gioco con questa gamba mossa ha questa gamba posteriore che si apre e fa da appoggio al piano. In questo modo il mio tavolo raddoppia, diventa un tavolo da gioco, i quattro spigoli portafiche con questi intarsi. Questi quattro animali che dalle corna sembrerebbero delle alci. Molto bello il mogano utilizzato, che è un mogano di Cuba di grande qualità, in questo caso due assi sposati, in modo che quando si apre è massello, non è impiallacciato, però abbiamo comunque l'effetto
delle due venature che si sposano e si aprono. Lo richiudiamo. Per questo tavolino la richiesta è di 1150 euro. Abbiamo sul fronte questo finto cassetto perché l'apertura in realtà è data dal secondo piano che si apre anch'esso e permette l'accesso ai vani dove venivano contenute, anche in questo caso, carte, fiche, scacchi. Allora, finiamo i mobili con questo baule, che definirei l'antenato dei bauli Louis Vuitton. Abbiamo, come potete vedere, questo baule a urna con il fronte, con il piano a urna, rivestito completamente in pelle e bloccato con queste borchiature. Abbiamo sia le borche utilizzate per fare delle decorazioni sul fronte con queste croci ripetute, mentre sul piano abbiamo le due lettere AC del proprietario del bauletto. Dicevo, per questo motivo, l'antenato dei bauli della seconda metà dell'Ottocento, fra cui Louis Vuitton, ma non solo, che come sapete, per riconoscere bauli nei trasporti avevano le lettere, le sigle dei proprietari in modo che allo scarico si sapesse di chi fossero. Abbiamo questa serratura a incasso, di cui purtroppo non abbiamo la chiave, che si blocca con la chiusura. All'interno è rivestito con questa stoffa chiaramente lisa e rovinata, andrebbe risistemata. In abete massello, la costruzione del piano è a doghe, ugualmente ai cassetti che abbiamo visto prima della ribalta. La richiesta di questo oggetto è di 720 euro. Come epoca siamo agli fine 700, inizio 800. Chiuderei con questo bellissimo acquarello. È la raffigurazione di Paestum con un gregge di armenti. L'acquarello è firmato con Salvo Carelli a Napoli. Carelli nasce nel 1818 e muore nel 1900, è uno dei pittori napoletani più richiesti nell'Ottocento, realizza anche direttamente per il re Ferdinando delle pitture che sono ancora conservate al Palazzo Reale di Napoli. La qualità di realizzazione è quasi fotografica, se pensate che la tecnica dell'acquarello è la tecnica più difficile per poter ottenere questa precisione, ci fa capire che la qualità di questo pittore è veramente alta. Siamo probabilmente nella metà dell'Ottocento, la richiesta è di 3.200 euro. La cornice in questo caso è in stile dei primi del Novecento, intagliata, fatta su misura apposta con scritto il pittore anche sulla maschera della cornice. Ecco, io terminerei qui, vi chiederei se vi è piaciuto e vi è interessato l'approfondimento sulla parte costruttiva dei mobili, di farcelo sapere nei commenti, che se vediamo che piace, che riscontra interesse, possiamo anche pensare di fare qualche altro incontro solo di più finalizzato ad un discorso di lezione, di analisi, di costruttiva di quelli che sono gli arredi. Intanto vi ringrazio anche oggi per l'attenzione e vi aspetto la prossima volta con il prossimo spazio e la prossima esposizione. Grazie e buona giornata a tutti.